Qualsiasi ora del giorno e della notte è stato a disposizione per darci supporto, per organizzare al meglio la riuscita di questa manifestazione. A te il microfono, Nino. Buonasera a tutti. Io ringrazio Mario per le belle parole che dice, sia nei miei riguardi ma soprattutto nei confronti del Comando di Polizia Locale di Coringa, che noi siamo quattro, ma tutti e quattro facciamo insieme il nostro bel lavoro, cercando di migliorare sempre di più con tutte le problematica nuova che c'è per safety e security. Vogliamo dare questa cosa perché noi ci teniamo tanto al nostro paese. Io personalmente ci tengo per la mia città e quindi io lavoro. Che parole queste? Corre l'obbligo anche di dire un'altra cosa: sono stato delegato dal sindaco a portare il suo saluto alla cittadinanza tutta, ma lui per un problema improvviso che è sorto è dovuto andare via, quindi vi saluta e ringrazia tutta la cittadinanza per la bella partecipazione che fa per la grande manifestazione della festa della fragola. Grazie. Ok, quindi abbiamo la consegna comandante sia della sua targa che quella del primo cittadino dell'amministrazione comunale. Ok. La mia valletta, devo dire, stasera non è in gran forma. No, dovevamo mettere una bella parrucca bionda, lunga, sarebbe stato perfetto. Anche questo che va okay. Ci siamo, quindi grazie. Mille. Grazie per la gentilezza e professionalità, grazie di esistere al comando dei vigili urbani, grazie mille. È importante dire una cosa, se vogliamo vincere in questa Calabria o diventiamo legali o secondo me siamo perduti. Prego. Grazie. Consegna di una targa di riconoscimento. Grazie all'associazione. Supporto, ci aiutano a essere sicuri, a essere persone per bene e a vivere serenamente nella società. Grazie di cuore. Allora, azione, agricoltori, solidarietà e sviluppo. Da diversi anni c'è una collaborazione tra questa manifestazione e il supporto ad una associazione, ad una ONG che si occupa di sviluppo agricolo in giro per il mondo. Quindi è una manifestazione che si occupa di agricoltura e secondo me il fatto di averla legata anche ad un discorso di sviluppo agricolo in altri contesti non può far altro che, come dire, migliorarci. Quindi a te la parola, sono stato fin troppo lungo. Io ringrazio Mario e ringraziamento che va a lui, va a tutta questa bella comunità per il grande cuore che ha e dimostra tutti gli anni a svolgere questa bella manifestazione di valorizzazione delle persone che vivono in questa bella comunità, della valorizzazione e del cuore che mettono nell'investire nel proprio territorio, nelle proprie persone e anche al di là del mare, nei paesi dove insieme collaboriamo insieme a Mario. Grazie ancora e tutti gli anni è un onore partecipare con voi. Grazie. Grazie Cinzia, grazie a te. Grazie. E mezz'ora di intervento. Grazie a voi. A me ogni anno mi fa molto piacere partecipare e sostenere questa festa. Dovremmo migliorare sicuramente l'aspetto della valletta, però ci perdonerai e ti prego di accertare questo. Sta meglio un ragazzo. Grazie. Mettiamoci davanti così facciamo vedere che bello. Ma quest'anno vi siete... è stata una targa esponenziale rispetto all'anno scorso. Molto grande, molto bella. Ecco qui, Ciurleo SRL. Si esprime gratitudine e sincera riconoscenza alla Ciurle SRL per il generoso contributo offerto per la realizzazione della 25esima festa della fragola. Grazie all'azienda sponsor. Io sono molto contento di partecipare a questa manifestazione, a questa sagra delle fragole. La sagra in tutta la storia dell'uomo è stato, penso che nella sagra c'era uno sviluppo sociale, lo sviluppo della fraternità tra i vari soggetti, tra i vari anche paesi, ma soprattutto nella sagra si facevano anche le nozze. Tanto è vero che un'antenata di Gesù
è figlio di Ruth, che nella sagra del suo paese ha incontrato Boaz, che era del discendente, un antenato di Davide, e quindi del casato appunto del Signore Gesù. Questo sta a significare che è una cosa da sempre, antica, perché nella sagra si faceva di tutto. Lì si esprimeva realmente il popolo, sia per quanto riguarda le attività, ma anche per quanto riguarda il convivere insieme, lo stare insieme. Io sono molto contento che sono quindi 25 anni che voi fate questa sagra, 25 anni, è un bel tempo, un bel giubileo questo qua. Quindi sono molto contento, cioè significare la validità di questa iniziativa che Mario, insieme agli altri, con tanta passione, ogni anno o dorme o veglia, come dice il Vangelo. A proposito, c'è una paraboletta così nel Vangelo, piccolissima, sono quattro righe. Ad un certo momento dice che l'agricoltore butta il seme e dice, continua la parabola, dice, o dorme o veglia, il seme cresce, poi fa la spiga, poi si prende il grano nella spiga e si fa il pane, si diventa, dove ha messo il lavoro al centro appunto delle sue attività, del suo essere insieme, del suo essere insieme. Oggi le ideologie non servono, le idee soltanto non bastano, ci vogliono le gambe. E la gambe sono il lavoro, la gambe sono il lavoro. E voi date questa prova, avete dato e date ancora questa prova che in 25 anni ancora siete sulla piazza, ancora fate sagra, ancora vi incontrate, ancora una volta fate contratti tra di voi, eccetera. E questo significa che è un paesino veramente laborioso, un paesino che tende al progresso. E tende soprattutto allo sviluppo, perché soprattutto i figli sono fonte dello sviluppo. I figli fanno impazzire i genitori, perché praticamente i genitori devono essere da fare per fecondare sempre di più le loro aziende. Io vi ringrazio di tutto questo, vi ringrazio per l'affetto che portate verso il vescovo, verso il parroco, ma soprattutto vi ringrazio perché qui si impara veramente ad essere cittadini. E la prima cosa del cittadino è il lavoro, poi tutto il resto viene da sé, perché se c'è il lavoro c'è la legalità, se c'è il lavoro c'è il bene comune, se c'è il lavoro c'è realmente una città che cresce continuamente. Grazie e il Signore vi benedica. Comunità, noi la ringraziamo davvero, davvero di cuore per tutto quello che in questi anni invece lei ha fatto per noi, quindi grazie di cuore. Grazie mille, grazie, abbiamo anche riconoscimento per il nostro parroco. Don Franco è, diciamo, oltre che essere sacerdote, ormai è membro effettivo dell'associazione Giovani Insieme, quindi grazie della vostra bontà. E sono contento di questa manifestazione che ogni anno sembra questa comunità, ma anche rende un'attenzione anche per le comunità vicine. Grazie ancora, grazie per questi 25 anni di lavoro e di responsabilità. Grazie.